he was raving all night about a black panther stephen said where is his gun case a woeful lunatic mulligan said were you in a funk i was stephen said with energy and growing fear out here in the dark with a man i don't know raving and moaning to himself about shooting a black panther. you saved men from drowning i'm not a hero however if he stays on here i am off. Ha delirato tutta la notte di una pantera nera disse Steven dov'è la fonda del suo fucile? Un miserabile pazzo disse Mulligan hai avuto fifa? E come? disse Steven con energia e con crescente paura in un posto simile al buio con un uomo che non conosco che delira e geme tra sé di sparare a una pantera nera tu. Hai salvato uomini che stavano per affogare. Ma io non sono un eroe. Se resta qui lui, me ne vado io. Iniziamo subito a riascoltare queste parole di Steven Daedalus attraverso la traduzione di De Angelis. Ha delirato tutta la notte di una pantera nera. Ora le allusioni, le metafore intorno a questa visione notturna della pantera nera da parte di Haines sono tante. È stato detto che la pantera alluda a Cristo o anche al nome del soldato romano che, secondo fonti apocrife e anticristiane, eh, mise incinta Maria in adulterio e fosse quindi, questo soldato romano chiamato Pantera, fosse il padre biologico di Cristo, eccetera. Le interpretazioni possono davvero trascinarci anche molto lontano, e poi alla fine sta un po' a noi lettori scegliere fino a che punto. Potremmo anche noi qui provare ad arrischiarci, a tuffarci nel mare aperto delle decodificazioni, delle simbologie, e vedere che succede. Ecco, per esempio, un'altra celebre opera dove il personaggio è fin da subito spaventato dalla presenza di una pantera. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelmacolato era coverta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino chi fui per ritornar più volte volto. Ricorderemo tutti come Dante, all'inizio di questo primo canto dell'Inferno, si smarrisce, arrestandosi poi di fronte alla temibile visione di una minacciosa lonza, che non ha nulla a che vedere con la carne di maiale, anzi è proprio un felino. In tempi antichi poteva essere una lince o forse una pantera. Anche simbolo del vizio, o di un vizio in particolare, come probabilmente la lussuria. Si parla, lo sappiamo anche qui, di un viaggio, di un pellegrinaggio: quindi non solo Daedalus, Ulisse, ma anche Dante, ehm, che oltre a viaggio nell'inferno, ehm, poi nella vita reale, Dante è anche un esiliato. Si parla anche della paura di questo viaggio, della, della paura di procedere, addirittura del rischio di un precoce ritorno chi fui per ritornare più volte volto dice Dante poi a chi obietti che Joyce aveva menzionato un felino nero mentre Dante uno maculato quindi la lonza che di pel maculato era coperta ci può rispondere che anche le pantere nere possono essere maculate ma al di là di questo dettaglio per così dire zoologico spero che abbiate tollerato e perdonato la mia lettura della Divina Commedia perché sto per farlo di nuovo ma stavolta col Sedicesimo canto. E attenzione a quanto qui narra Dante. Io avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che io lebbi le tutta da me sciolta, siccome il duca m'avea comandato, porsi la lui aggroppata e ravvolta. Ondei si volse in verlo destro lato. E alquanto di lunge dalla sponda l'agitò giuso in quell'alto burrato. Avvicinandosi sempre di più nel profondo dell'inferno, Dante, su richiesta della sua guida, il duca come lo definisce Virgilio, gli passa la sua cintura, la stessa cintura con cui aveva cercato, dice, di acciuffare la minacciosa lonza del primo canto, quindi con quella cinta. Con essa pensai alcuna volta prender prenderla lonza alla pelle dipinta. così che a questo punto Dante si trova con la sua veste discinta, slacciata. Ora, come non ripensare anche a questo punto alla vestaglia priva di cingolo di Buck Mulligan di cui avevamo parlato nel primo video? Ci ricorderemo no? di aver parlato anche di quel cingolo che a Buck Mulligan mancava, ma che invece i sacerdoti avvolgono attorno al, al camice, si allacciano come, come simbolo di purezza. E avevamo accennato anche ehm, al rito antico della messa romana. Il sacerdote mentre indossa il cingolo recita una formula latina il cui significato in italiano sarebbe Cingimi, Signore, con il cingolo della purezza e liberami dalle passioni della libidine affinché rimanga sempre in me la virtù della continenza e della castità. Quindi in sostanza, niente cingolo, niente purezza. Non a caso dicevamo che la lonza, la pantera, poteva essere simbolo di lussuria. Ora, questo cingolo, questa cintura, questa cinta, Virgilio la riceve e la fa penzolare in basso. La gittò giuso in quell'alto burrato, dice Dante, nel burrone, verso il fondo dell'inferno. E poi, sempre Virgilio annuncia: Tosto verrà di sopra. Ciò che io attendo è che il tuo pensiero sogna. E nel brano dell'Ulisse, fra l'altro, si parla proprio di un sogno. heinz avrebbe delirato tutta la notte, dice Steven. Delirato, farneticato come traducono terrinoni celati, fa lo stesso. Ora, nel canto successivo dell'inferno, il diciassettesimo, ci viene poi svelato che Virgilio, con questo gesto di far penzolare... La cinta la, nel profondo dell'inferno, stia richiamando Gerione, mostruoso custode delle malebolge dei fraudolenti, con quella famosa terzina: Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri e l'armi, ecco colei che tutto il mondo appuzza. Si parla qui della frode, dell'inganno, ma ancora sotto forma di una fiera, di una belva, come dice Dante, che passa i monti. E potremmo pensare alle montagne a risveglio nella baia di Sendikov di cui parlavamo nel nostro secondo video. Questa bestia che rompe i muri e l'armi. E potremmo pensare alla fortificazione un tempo armata eh, della Torre Martello di Sendikov, dove si trovano i personaggi dell'Ulisse. Infatti, Malligan e Daedalus stanno conversando in una piazzola di tiro in cima alla torre. Abbiamo detto appunto che questa torre fu edificata per difendersi dalle invasioni francesi. Apro una breve parentesi, tutte le torri Martello britanniche del XIX secolo, costruite appunto per scongiurare delle invasioni francesi che peraltro non ci furono mai, hanno come progenitrice una torre di Mortella, le cui rovine sono ancora in una località chiamata appunto Punta Mortella sulle coste della Corsica. Torre che venne edificata fra il 500 e il 600 dalla Repubblica di Genova per difendersi dai pirati, dai corsari. Quindi, fra l'altro, il nome della torre Martello forse non avrebbe tanto a che fare con l'arnese la, per battere i chiodi, insomma. Ma sarebbe magari una storpiatura del nome Mortella, ovvero un altro modo di, di chiamare il Mirto. Chiusa parentesi. Ma le armi. Possono essere anche quelle di Haynes. Stavamo parlando di armi, no? la, la bestia che rompe i muri e l'armi. Possono essere anche quelle di Haynes, visto che in questo brano si parla di fucili, si parla di spari. Forse anche i nostri tre ragazzi, un po' prematuramente, certo, visto che non sono ancora proprio nel mezzo del cammino di loro vita, data la, la giovane età, ma forse anche loro stanno affrontando la loro stagione all'inferno, per così dire, più che una vita da bohemian. D'altronde, prima di Dante, prima di Virgilio, nell'Ade, negli inferi, c'era stato anche Ulisse. Ecco, abbiamo voluto provare a tuffarci nel vortice delle interpretazioni, siamo chiaramente finiti a largo, siamo forse sprofondati, proviamo un po' a tornare in superficie, torniamo a riva, chiediamoci se questi nuovi elementi di cui abbiamo parlato ci sono d'aiuto a chiarirci le idee, a delineare meglio questi nostri primi ritratti dell'Ulisse. Forse non molto, infatti, come vi dicevo nel video 0, il video introduttivo, è probabile appunto che dopo tante pennellate, dopo aver consumato tanto colore, ci troviamo ancora in mano un'ennesima bozza, un altro schizzo diverso, magari con un'altra prospettiva, ma pur sempre uno schizzo, una bozza. Certo è che rievocare il viaggio di un altro esiliato che ha rivoluzionato il linguaggio con la sua letteratura, Alighieri. Può non essere casuale con Joyce, vista la sua ammirazione profonda per la commedia dantesca. Ma proseguiamo senza dilungarci troppo. Dov'è la fonda del suo fucile? chiede Steven Dedalus. Si parlava di armi poco fa. Quindi, non solo le armi del passato, quelle della torre un tempo fortificata e ora dismessa, ma anche quelle del presente. Haynes è armato. Avrebbe un fucile, secondo De Angelis e Celati. O una pistola, secondo Terrinoni. Difatti, la parola che troviamo nel testo originale, Gun Case, potrebbe riferirsi alla custodia sia di una pistola sia di un fucile. Ora, il biografo Richard Hellman ci parla in effetti di un certo trench, uno studente inglese conosciuto da Gogarty a Oxford, ospite anche lui, fra l'altro, assieme al giovane Joyce, nella torre martello di Sandicov. E in questa biografia si racconta che nel settembre del 1904, quindi pochi mesi dopo lo svolgimento della narrazione dell'Ulisse, questo Trench si fosse svegliato più volte nel mezzo della notte, spaventato da, da una pantera nera, da questa visione. E sia lui che Gogarty avessero sparato verso questa pantera col suo revolver, col revolver di Trench, in direzione, neanche a farlo apposta, del povero Joyce dormiente il quale chiaramente a seguito del, del bizzarro e dello spiacevole evento non perse occasione per andarsene non solo dalla torre ma per decidersi poi a lasciare definitivamente Dublino tutto questo anche per dire che allora si sarebbe trattato di un revolver di una pistola quindi forse ha tradotto bene Terrinoni è una pistola non è un fucile ora la risposta di Mulligan un miserabile pazzo Vedo che gli altri traduttori invece di pazzo hanno utilizzato lunatico per il um, lunatic del testo originale. Ricordiamo però che il significato che si dà al vocabolo in inglese non è sempre lo stesso che si dà in italiano. Noi con lunatico ci riferiamo più che altro a una persona così dall'umore un po' instabile, volubile. Ma in inglese lunatic è più che altro proprio un pazzo, un, un matto, un malato di mente. Quindi forse per questo De Angelis sceglie una resa più incisiva, miserabile pazzo, piuttosto che povero lunatico o lunatico coi fiocchi di terrinoni e celati. Poi le frasi successive del dialogo eh, descrivono l'evento che noi abbiamo già approfondito poco fa. Hai avuto FIFA e come disse Steven, con energia e con crescente paura, in un posto simile al buio, con un uomo che non conosco, che delira e geme tra sé di sparare a una pantera nera non si riscontrano sostanziali differenze fra le traduzioni ci sono dei dettagli, ad esempio De Angelis traduce un uomo che non conosco che delira e geme con che delira e borbotta Terrinoni farneticante che medita ma a parte questo interessante più che altro è vedere che l'obiettivo di Mulligan viene abilmente spostato dalla follia di Haynes, un miserabile pazzo alla codardia di Daedalus hai avuto FIFA? frase fra l'altro questa hai avuto FIFA che viene tradotta in maniera identica in tutte e tre le traduzioni. Ora Daedalus a questo punto sembra non dico perdere la pazienza, però almeno porre dei paletti al suo interlocutore. Infatti dice tu hai salvato degli uomini che stavano per affogare, ma io non sono un eroe. Ora per quanto concerne Steven, ricordiamo quanto si è detto nel video numero 4 sul mito di Icaro. Il sole sciolse la cera dalle ali posticce fabbricate dal padre d'Edalus, e Icaro morì precipitando in acqua. Mentre invece, per quanto riguarda Mulligan, pare che nella realtà Gogarty non solo fosse un abile nuotatore, ma avesse veramente salvato più volte delle persone in difficoltà nelle acque del fiume Liffy di Dublino. Quindi, ecco allora: abbiamo da una parte l'eroe Mulligan, che salva le persone dalle acque, abile nuotatore. E il non eroe Daedalus, che, secondo il mito di Icaro, in acqua muore. E sull'accostamento, fra l'altro, della parola eroe col nome di Steven è quasi ovvio pensare poi al romanzo autobiografico di Joyce Stephen Hero, su cui Joyce, proprio nel periodo di residenza all'interno della torre, stava ancora lavorando e che poi lascerà incompiuto, o meglio, successivamente, rielaborerà nel ritratto dell'artista da giovane che abbiamo già menzionato. Poi il brano si conclude con la minaccia, per così dire, di, di Steven Daedalus, se resta qui lui, lui inteso Haynes, me ne vado io. Ora la nostra domanda è, Steven se ne andrà davvero? Nel senso farà come Joyce, riuscirà a lasciare la torre? e soprattutto anche Dublino una volta per tutte.